Ancora cronaca, l'INAIL non risarcirà la famiglia di Giuliano De Seta, lo studente veneziano morto schiacciato da una pesante lastra d'acciaio lo scorso 16 settembre mentre lavorava in un'azienda di Noventa di Piave durante un periodo di alternanza scuola-lavoro. Per la legge lo studente in stage è equiparato al lavoratore. La conseguenza è che in caso di menomazione l'INAIL pagherebbe l'invalidità, ma in caso di morte il bene da tutelare è la famiglia che non perde in questo caso la fonte di reddito. Non è appunto il caso di Giuliano, così giovane da dipendere economicamente ancora dai genitori.